Hiltron progetta e produce da oltre 40 anni sistemi elettronici destinati al mercato della sicurezza, antintrusione e automatismi, sia come prodotti finiti, tra cui quelli a brand originale, che come sistemi integrati realizzati su specifiche commesse del cliente. L'azienda produce anche per conto di altre rinomate leaders nel settore. La singolarità di Hiltron consiste nel fatto che tutto il processo produttivo avviene all'interno della stessa struttura. La prossimità di tutti i reparti rappresenta uno dei maggiori punti di forza, garantendo l'ottimizzazione dei flussi di produzione e la sicurezza di un prodotto completamente made in Italy. L'ufficio di progettazione realizza il prototipo virtuale di quello che diventerà il prodotto finito. A partire da questo progetto in CAD, inizia la fase di masterizzazione dei circuiti elettronici. Ha quindi inizio la lavorazione degli stampi dei contenitori per la produzione in serie. L'officina meccanica è dotata di un centro di lavoro a controllo numerico. Questo macchinario è sufficiente da solo a realizzare alcuni prodotti finiti completamente in metallo, come ad esempio i contatti magnetici. In altri casi, questa macchina è affiancata da una linea per lavorazioni in elettroerosione, che permette di ottenere qualsiasi tipo di forma. Così nascono le linee di alcuni noti prodotti presenti sul mercato da decenni, come ad esempio le sirene. Gli stampi sono destinati al reparto plastica, dove i prodotti prendono forma. I materiali impiegati sono attentamente selezionati. Si utilizzano infatti polimeri di ottima qualità. Questi, dopo un processo di essiccazione, vengono aspirati, miscelati con i colori scelti e quindi iniettati nello stampo. L'estrazione robotizzata del prodotto stampato ed il nastro trasportatore terminano questa fase, consegnando all'operatore il prodotto semilavorato, pronto per l'assemblaggio con gli altri componenti. I prodotti per i quali è necessario l'utilizzo di materie prime come ferro, acciaio e alluminio fanno capo al reparto carpenteria, che si avvale di una punzonatrice a controllo numerico per l'incisione ed il taglio delle lamiere. Le macchine piegatrici completano il lavoro di questo reparto. I semi lavorati sono poi destinati alla verniciatura, che gli conferisce la finitura desiderata. La parte elettronica del prodotto nasce nel reparto SMT. I circuiti stampati iniziano il percorso automatizzato. I circuiti vengono ricoperti con una crema saldante, su cui successivamente dei robot posizionano i microcomponenti superficiali necessari. Il forno di rifusione termina il percorso, sigillando il tutto in modo indissolubile. Vengono manualmente posizionati gli ultimi componenti come LED, morsettiere e resistenze. Quelli che insomma prevedono una saldatura di tipo tradizionale effettuata da una saldatrice a onda. Le schede elettroniche finite vengono quindi trasferite nel reparto di collaudo, dove viene effettuata la programmazione e gli ultimi controlli per determinarne il corretto funzionamento. Le schede che passano il collaudo sono quindi destinate al reparto di confezionamento. Qui i prodotti vengono assemblati con tutti i semi lavorati che li compongono, corredati dei manuali tecnici per l'installazione e inscatolati. I prodotti finiti vengono quindi collocati nei relativi magazzini, pronti ad essere distribuiti.